visto praticamente da una casa privata. Quindi intanto arriva Matteo Salvini e ci sono saliti due esponenti delle forze dell'ordine a casa privata della signora per far togliere questo striscione. Lo striscione viene rimosso da una casa privata. Gli ho chiesto due volte quale fosse il reato che si stava commettendo e lui mi ha sempre risposto vagamente di una legge del 2000 che vietava l'interruzione o l'impossibilità di comizi, eccetera, cosa che comunque non corrispondeva con il caso dell'esposizione dello striscione. Allora, ieri mentre io stavo facendo delle riprese durante la manifestazione, sono stato chiamato all'improvviso da Francesco Arcidiacono dell'Arci e siamo corsi qui a casa della signora perché avevamo saputo che c'erano dei poliziotti che erano saliti per far togliere uno striscione esposto direttamente dalla sua abitazione. Sullo striscione c'era scritto "Questa Lega è una vergogna", che poi sarebbe anche una frase celebre di una canzone di Pino Daniele. Quindi non c'era proprio niente di offensivo. Io salgo le scale, già riprendendo perché non sapevo cosa aspettarmi, e mi sono ritrovato questi due agenti della Digos. C'erano un maschio e una femmina, un uomo e una donna. E io ho chiesto alla signora perché stesse levando il cartello e lei ha detto che questi due signori gli avevano intimato di toglierlo perché altrimenti poteva rischiare una denuncia e un processo. Questo chi gliel'aveva detto? Questo gliel'avevano detto i due uomini, la coppia, l'uomo e la donna che erano lì e che si sono presentati come agenti. Ci hanno anche mostrato i distintivi. Sì, gli ho chiesto due volte quale fosse il reato che si stava commettendo e lui mi ha sempre risposto vagamente di una legge del 2000 che vietava l'interruzione o l'impossibilità di comizi, eccetera, cosa che comunque non corrispondeva con il caso dell'esposizione dello striscione. Poi, soprattutto, quando lui si è accorto che io stessi riprendendo, nonostante tra l'altro fossi salito con il tablet in mano, mi ha chiesto chi fossi e ha preteso di vedere il mio tesserino quando mi sono qualificato come giornalista e lo ha fotografato. Gli ho chiesto i documenti e lui non si è palesato che fosse, ho solo visto questo distintivo, ma non so chi ha fotografato il mio documento. Lui mi ha anche detto che se la notizia fosse uscita fuori mi ha fatto capire che ci sarebbero state conseguenze sia per me che per la signora. Chi ha detto questo? L'agente maschio che mi ha mostrato e che nel video mi parla a fianco ma non si vede.